noi che siamo all'interno sappiamo più o meno qual è il nostro obiettivo all'inizio dell'anno. Quindi per noi è un buon passo, diciamo, nel senso siamo dentro, adesso teniamo magari a continuare sulla posizione che ci siamo conquistati oggi grazie anche agli altri risultati. Siamo tutti felici. Oggi è stata una partita, penso, difficile, penso quella con più defezioni di tutto l'anno. Abbiamo giocato con Riccardo, che ha fatto un'ottima partita, terzino sinistro, che è in esterno d'attacco. Abbiamo tenuto botta e siamo riusciti a portare a casa 3 punti. Se mi dicono non arrivi in doppia cifra, fai un gol ai playoff e passiamo il primo turno, ti dico preferisco fare quello, perché intanto passiamo un turno. No, adesso vediamo, tutto quello che viene mi prendo. Ho fatto 8 gol, sono contento, ho guadagnato il record dell'anno scorso in campionato, quindi già un buon passo. Come era iniziata la stagione, l'ho raddrizzata personalmente a livello realizzativo, quindi sono contento di questo. Ma la cosa più importante è che, ripeto, una partita difficile, abbiamo fatto la squadra. È stata la cosa importante in ottica futura, in ottica delle prossime partite, e di giocare il playoff da squadra, era la cosa più importante. Avellino però c'è un 2, quindi mi porta abbastanza bene. Scorso ho fatto gol e questo ho fatto 2. Quindi dai, penso, ho visto dichiarazioni dell'allenatore in settimana dopo la sconfitta che hanno avuto questo giro di partite, ed era molto, molto arrabbiato. Quindi sarà una partita tosta, ma loro sono una squadra di qualità, hanno fatto un ottimo campionato, quindi ci aspetta una partita difficile. Siamo pronti, ce la giochiamo a testa alta. D'altronde, durante tutto il campionato non abbiamo mai demeritato contro le squadre grandi, quindi andiamo a giocare e a fare la nostra partita. Io ho detto, sono anche noioso perché l'ho ripetuto tante volte, tu sei testimone di tante interviste dove ho dichiarato quanto vorrei rimanere. Le scelte le fa la società, quindi non mi precludo niente, sono contento qua a terra, rimarrei molto tranquillamente, molto felicemente, quindi posso dire solo questo. Sto cercando di fare il massimo che posso per meritarmi la riconferma, poi a fine anno si vedrà.